Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi shopping tutto natalizio. Ho comprato tutte cose che riguardano il Natale, quindi addobbi natalizi, cose che poi andrò magari a regalare, ad utilizzare per fare delle confezioni natalizie. Volevo innanzitutto farvi vedere una cosa utilissima che mi sono comprata dopo che l'anno scorso ho avuto quell'incidente con l'albero di Natale, incidente tra virgolette, nel senso che io avevo già messo tutte le luci, avevo già fatto tutto e quando finalmente l'albero era tutto finito e tutto addobbato, mi sono esplose le luci, quindi mi è rimasto tutto buio, non potevo rifarlo dall'inizio perché avrebbe significato togliere tutto quello che avevo appena messo e cambiare le luci che in quel momento non avevo, quindi l'ho lasciato così. Però quest'anno mi sono comprata ovviamente le luci di Natale. Sono 100 luci LED, le ho provate per il momento, funzionano e speriamo che non mi facciano brutti scherzi una volta sull'albero. Quindi questa era la cosa più indispensabile per Natale. Poi ho preso un altro addobbo veramente carino per Natale, che è questo alberello qui di vetro con tutte le palline colorate. Adesso ve lo faccio vedere comunque all'interno perché rende molto di più. Queste sono le palline colorate, sono sia verdi che blu e poi ci sono anche rosse e gialle, però prima devo riuscire a tirare fuori l'albero senza rompere tutto. Il che è abbastanza difficoltoso perché è molto ben imballato. Eccolo qua. Allora, queste sono le altre palline, sono rosse e dorate. Eccole qua. E questo è l'alberello di Natale. Praticamente qui voi dovete andare ad appendere tutte le palline, quindi diventa un albero di Natale tutto colorato di vetro. Adesso, visto così, mi rendo conto che non rende particolarmente, però vi assicuro che quando l'ho visto in negozio mi è veramente piaciuto molto. Comunque, questa è l'immagine. C'erano anche altre tipologie, come potete vedere dietro, però mi piaceva quello colorato. Ecco, questo è l'effetto finale, anche se mi rendo conto che visto in foto è tutta un'altra faccenda, però insomma io l'ho trovato veramente particolare, penso che lo metterò sulla libreria perché secondo me sta molto bene messo davanti ai libri, è un alberello piccolino e quindi insomma può stare bene giusto su una mensolina, più o meno. Tanto per darvi l'idea, questo è l'effetto. Poi immaginatele tutte colorate, tutte messe insieme e secondo me è davvero una cosa molto particolare. Insomma, mi è piaciuta e ho deciso di comprarla. Poi un'altra decorazione che appenderò probabilmente all'arco, quindi credo che tra diciamo il piccolo corridoio che porta alla camera da letto e il soggiorno c'è un arco e credo che lì appenderò questa che è molto carina, l'angioletto interno, spero lo vediate, comunque adesso magari la tolgo un attimo dalla confezione così lo vedete meglio e qui c'è questa goccia. Vediamo se riesco ad aprirla senza fare danni. Eccola qua, è fatta in questo modo, spero che riusciate a vederla bene. Qui c'è l'angioletto interno. Qui c'è questo effetto così che sembra un po' in movimento, ma in realtà sono fisse, non si possono muovere, vedete, fatta così. E in fondo c'è la goccia. Secondo me è veramente particolare questa. Io la vedo proprio bene appesa ad un arco. Si può anche appendere all'albero di Natale volendo, però mi sembra un po' grande per l'albero di Natale. Quindi quando l'ho comprata ho proprio pensato di metterla in un angolo diverso, comunque che non sia l'albero di Natale, appunto. E l'ho trovata una cosa particolare che comunque mi ha colpita. Poi ho preso una tovaglia di Natale perché comunque la tovaglia di Natale ci vuole, ha questo motivo con il paesaggio innevato, c'è l'albero di Natale, c'è il cervo, poi c'è la casetta, vedete dietro c'è anche la casetta, è ben rifinita perché ha questo bordino rosso. Ha tutti i cuoricini qua, vedete, molto carina. Poi magari vediamo se fare un video per farvi vedere tutte le decorazioni na di Natale. L'anno scorso lo avevo fatto, quest'anno magari lo rifaccio con le cose nuove, con la tovaglia di Natale, con quello che vi ho fatto vedere prima. Insomma, vediamo cosa riesco a fare perché casa mia è molto, diciamo, incasinata perché è una casa piccola.
piccola, non abbiamo spazio, quindi non è una casa, diciamo, adatta per il classico home tour, perché vedreste parecchio caos in giro, quindi questo è il motivo per cui di solito non lo faccio, però magari inquadrando solo gli angolini di Natale può darsi che riesca a fare qualcosa. E poi ho preso anche un grembiule da cucina natalizio, perché comunque mi piaceva l'idea di indossare un grembiule natalizio. Adesso ve lo faccio vedere aperto, perché credo che non capiate. Il motivo è simile a quello della tovaglia e l'ho preso apposta simile, perché mi faceva piacere comunque avere l'abbinamento, diciamo così. Non è proprio uguale, però i colori sono gli stessi e il motivo, diciamo, che è simile. Sono quei grembiuli da cucina che partono alti, quindi che diciamo vestono, sono fatti così, vedete? Che vestono la persona praticamente nella sua interezza. Eccolo qua, vi faccio vedere il motivo, che è molto simile a quello della tovaglia. Simile ma diverso, perché in realtà qui non abbiamo proprio il classico paesaggio, però è comunque secondo me un grembiule che si associa bene alla tovaglia che ho comprato. Poi ho preso un pochino di gnomi, di elfi di Natale da associare ai classici cioccolatini che si regalano sempre. Ne ho preso alcuni che vanno benissimo per i pacchettini di Natale. Adesso ve li faccio vedere bene nel dettaglio, però volevo recuperarli tutti insieme. Eccoli qua. Allora, partirei da quelli un po' più grandi. Io penso che questi li abbinerò al classico sacchettino di cioccolatini, piuttosto che al caffè, piuttosto che alla crema corpo, tanto per dare un tocco in più e per aggiungere una cosina in più. Questo è uno gnomo che ha questo cappello lungo bianco, vabbè, ovviamente la barba, e poi va appoggiato su una mensola perché deve stare seduto. Vedete che ha poi le gambe che vengono giù. E questo mi è piaciuto, mi sembrava particolare. Poi ne ho preso uno molto più classico, che è questo, con l'abito rosso, la barba grigia, il cappellino grigio. Questo si può appoggiare semplicemente su una mensola o sotto l'albero di Natale. Anche questo sicuramente lo associerò poi al cioccolatini, insomma al resto delle cose che vi dicevo. Ho preso questo che è un po' diverso perché ha il cappello più lungo, ha questo nodo qui. Credo che questo si possa anche appendere proprio perché ha appunto questo nastro così in cima. Ovviamente ha il suo cappello lungo, ha un cuoricino qua, è un tessuto stile, diciamo, stile scozzese, con questa barba lunga, quindi anche questo l'ho trovato carino. Poi ne ho preso quattro tipologie invece diverse che hanno il campanellino. Non so se lo sentite, spero di sì. Comunque ve lo faccio vedere, il campanellino è qua, vedete c'è questo campanellino qua, e poi anche questo ha il cappellino scozzese con il cuoricino, ha le gambe lunghe di corda, di spago, con le scarpe ovviamente uguali al cappello, e questo si può appendere all'albero di Natale. Io personalmente lo appenderò ai pacchetti, nel senso che io farò il pacchetto di Natale, poi all'esterno del pacchetto ho intenzione di mettere questi gnomi, tanto per fare un regalino in più, per dare un tocco decorativo in più al regalo di Natale. Quindi insomma mi è piaciuto e ne ho preso due versioni: questo qui con il corpo grigio, il cappello bianco e poi questo motivo scozzese. Poi ho preso tre di questi, scusate, due di questi, che sono, aspettate che qua mi si è intrecciato tutto, ecco, due di questi che sono bianchi, con il corpo bianco, il cappello rosso, hanno sempre anche questi piedi, le gambe così, e poi un'ultima versione che ha il cappello invece verdone scuro, sempre stile scozzese, sempre con le gambe fatte così e sempre da appendere o comunque da legare al regalo di Natale. Questi mi sembravano veramente particolari, ne ho presi quattro per il momento, poi vediamo magari se torno a prenderne altri. Comunque questi li ho trovati in un negozio di cinesi che hanno veramente sempre un sacco di chicche e di cose natalizie molto carine. Spero che riusciate a vedere qualcosa in modo decente. Comunque questi sono i quattro gnomi che ho preso. Poi, sempre per abbellire i pacchetti di Natale, ovviamente a chi metto lo gnomo non metto queste, e a chi metto queste non metto lo gnomo, se no diventa una cosa esagerata. Però
anche questo che comunque decora sempre per Natale, c'è una pigna, ci sono quelle classiche palline rosse natalizie. C'è una specie di mela rossa, insomma, fatto così, mi sembrava carino. Ne ho preso poi una versione simile che anziché le palline così ha questa specie di grappolo fatto in questo modo con la pigna che è un pochino più aperta rispetto all'altra. E poi ho preso questa che è molto simile ma in dimensioni un pochino più piccole. Comunque queste sono cose che decorano sempre la casa, decorano un pacchetto di Natale, decorano la casa, si possono lasciare esposte magari per il periodo delle feste. Sono sempre quelle cose che secondo me, insomma, fanno la loro figura, non è niente di che, ma insomma, pensando già ad anticipare un pochino i tempi, andare a prendere le decorazioni perché poi non si trova più niente, ho pensato di prendere anche quelle. Poi ho preso tre tazzine, ve ne faccio vedere due perché una è uguale, quindi poi vi faccio vedere. Tre tazzine da caffè con il cucchiaino, una bianca e una rossa. La scritta Merry Christmas con la classica figura natalizia, con il pino, con il cervo, eccolo qua. Qui aggiungeremo magari il pacchetto di cioccolatini, ma mi sembrava una tazza veramente carina. Una l'ho presa bianca, poi ne ho preso una rossa con la scritta bianca, che a me personalmente piaceva di più perché secondo me è più natalizia. Comunque, questa qua, eccola, c'è la scritta bianca, il classico paesaggio, anche qui c'è il cucchiaino. Vedete, c'è il cucchiaino e poi ho preso dei sacchettini natalizi per andare a mettere comunque alcuni dei regali, quindi la classica confezione regalo nel sacchettino. Ho preso questo che ha i tre gnomi così, questo che ha invece la classica figura degli alberi di Natale con la scritta Merry Christmas bianco con questi alberelli colorati. E poi ho preso due sacchettini uguali, quindi in questo caso sono uguali per le bottiglie, perché c'è sempre qualcuno a cui si regala la bottiglia. Uno è blu e uno è nero, quindi sono uguali ma cambia il colore, perché comunque il classico uomo della famiglia al quale non si sa cosa regalare. Secondo me poi si ritrova sempre la classica bottiglia di vino, di spumante, di liquore, insomma, di quello che è. Io tra l'altro sono astemia completamente, quindi non me ne intendo affatto di alcolici, il mio compagno pure, quindi tutte le volte che dobbiamo comprare qualcosa del genere andiamo un po' a caso, devo dire la verità. Però se è vero che è il pensiero che conta, in questo caso è il momento di dimostrare che è il pensiero che conta. Questi sono tutti i miei acquisti natalizi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se anche voi avete già iniziato a comprare qualcosa. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.